Thank you.
Grazie.
piano da te là. Forza marcia per il futuro, e il futuro ti porterà a te. Quando te la strada c'è, sono piano di te. Mare e cielo, cielo e mare che vuoi. Thank you.
come il mondo che conosco quanto vai. E non la vedeva se non è proprio una mai. Questa sera prima di tutto abbiamo una grossa novità e siamo riusciti a spuntarla anche questa volta, e Zero Lagna ci ha provato ancora forti. E un'altra novità è questa meravigliosa orchestra che mi accompagna, sono amici veri che fanno la musica soprattutto per stare insieme. Claudio Magico e ai suoi strumenti a fiato, incredibile e fantomatico, Valerio Caravotti, viva! Alla chitarra insinuante, sexy, a questo groove, come lo chiamano gli americani, vuol dire lui vive, è napoletano ma vive negli States, e ha portato un po' di musica nostra anche da loro. È una preziosa conferma di quando un italiano riesce a dare, diventa come lui, Corrado Rospici. Viva! Un piano forte magico. Suona con un tempo direi molto britannico, se me lo consente la regina, perché lui è britannico, è inglese, ma sta cominciando ad apprezzare gli spaghetti e il sole di qui. Jamie Lane! Lui viene rappresentato comunemente nelle carte da poker, è sicuramente una carta vincente perché il K con la sua corona è sempre una presenza fastidiosa nel poker. Lui lo è nella musica, è tanto fastidioso da essere bravissimo e irripetibile. Dino K al basso!
strada italiana nostrana è quella di Nicola Di Staso. Viva! E alle tastiere c'è Picchietto, io lo chiamo Picchietto perché secco come un chiodo, ma è bravissimo. Voi lo conoscerete già dai precedenti Tregua, Arti di Antartide e via discorrendo. È lui, Stefano Senesi. Viva! E questa, signori e signori, è la mia banda. Viva!
questa mia voglia di inseguirti, questa tua voglia di abbracciarti e per la libertà. Soltanto con pazienza, se la mente abbia
di me, le ansie tu, cadono dalla luna in te. Abbiamo il piacere di ricordarvi una persona che sicuramente molti di voi hanno visto, hanno conosciuto e hanno amato. Si chiamava Brigida. E siccome non è potuta venire questa sera perché ci ha preceduti in paradiso, sperando di raggiungere, perché cattivo come sono non mi vorrà bene. Però noi l'abbiamo qui questa sera grigia perché grazie anche alla mamma che è stata molto generosa con noi, siamo riusciti a raccogliere tutte le sue poesie, le più belle, e sono in vendita presso il bar. Il libretto di Grigia con tutte le sue poesie, naturalmente nel caso di questa operazione verrà devoluta come al solito in beneficenza.
Un altro piccolo regalo ce l'ha dato Remo Bartolomei, un mio carissimo amico scomparso qualche giorno fa. Egli ha realizzato un disco stupendo, ma disgraziatamente questo disco sarebbe finito nel dimenticatoio se non fosse che io Remo l'ho conosciuto. Abbiamo lavorato per un anno insieme, lui lavorava sul palco insieme a me, insomma. Questo disco è un'altra manifestazione di quanto noi siamo in fondo rimasti quelli di sempre, siamo gente onesta che non vuole assolutamente che la fantasia e l'amore degli altri la devono perci. Grazie. Oh!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
siamo qui riuniti perché non potendo riunirci altrove siamo felici di esserci riuniti qui. Thank you.
Thank you.
Thank you.
si è fatto crescere Obama e non ha detto niente alla mamma. E la mamma, quando l'ha visto che si è stata a casa, gli ha detto: ma mio figlio dov'è? Willy Lancaster al piano, via! Una tirata d'orecchi pure al nostro amico Corrado, perché lui, la mamma è contenta di lui, ce l'ha a Napoli però, mentre io, lui disgraziato, vivo a Los Angeles. E viene ogni tanto a trovare la mamma in Italia, approfittando per farsi una suonatina con il sottoscritto, Corrado Rustici alla chitarra, viva! Un'altra tiratina d'orecchie al nostro amico Valerio, che lui praticamente è un ragazzo poco serio, vi spiego perché, perché è talmente bravo, ma anche lui abita Ancona, e per poter interferire su di lui e sulla sua vita bisogna fare i conti con dei sorcini ai quali lui insegna la musica. Per questo l'amo, perché è uno bravo, generoso con i giovani. Valerio Calavocchi e Fiati, via! Una tiratina d'orecchie va alle pelli, ai fiati e alle bacchette di questo batterista, che non è solo un batterista, posso dirlo chi sei veramente, lui è un lord, è proprio così, è un ragazzo inglese, veramente un lord, ha un titolo nobiliare così, però quando lo chiamo io, lui rinuncia volentieri ad andare alla Camera dei Lord per venire a Zelandia. Jamie Lane, viva! Una tiratina d'orecchie al nostro bassista, perché gli ho detto tante volte: fatti la plastichina, e lui ha comprato una cosa di plastilina. Come? Da poco. La plastilina, però il naso gli è venuto male, gli ho detto: se tu invece di comprare la plastilina te lo facevi fare da un chirurgo, però in compenso c'ha un naso che potrebbe riunire tranquillamente i 4 o i 5 continenti. Ma c'è un basso, ragazzi, che come lo suona lui, Tino Campa, viva! E arriviamo al nostro amico Nicola. Mi sta venendo a prendere la polizia, si tira. Il nostro amico Nicola è una vecchia conoscenza, perché con Nicola abbiamo fatto quel famosissimo spettacolo che si chiamava Hair, che forse molti di voi non se lo ricordano perché erano ancora piccolini. E Nicola suonava a quel tempo insieme a tutti noi che facevamo questo spettacolo. Da allora è migliorato, è diventato ancora più bravo e per fortuna sono riuscito ad accaparrarvelo qui. Nicola Di Staso, viva! Picchietto qui alle tastiere, non dite di no perché ve lo ricordate tutti, perché abbiamo fatto insieme Nero Zero, abbiamo fatto insieme un po' di dischi, un po' di spettacoli, non l'ultimo Icaro, dove lui suonava le tastiere. Ho il piacere di ripresentarvi ancora questo seccaccio che io chiamo Picchio, però in verità si chiama Pazzo. Poi no, Stefano Senesi. Vorrei presentarvi tutto il servizio d'ordine, che mi sembrano un disagio elementare, quindi questi ragazzi di Centocelle sono proprio bravi. E poi vorrei presentarvi un'altra realtà importante del circo, che è rappresentata dallo staff tecnico, luci, suoni, scariche e vita, affidate come al solito alla cura di Antonio Faccenda e del suo staff tecnico Len. Via! Poi vorrei ringraziare per le coreografie che sono così zeriate quel grande amico mio che si chiama Bruno Dell'Oli, che adesso è a Milano ma vi saluta tanto. Via! Poi abbiamo ringraziato all'inizio, e questo ce lo ricordiamo, tutti quanti quelli che ci hanno permesso di fare lo spettacolo stasera, compresi quelli che abitano qui davanti, che dice che non ne posso più, non ne possono più. Dice che i bambini gli nascono già con la scossa elettrica. Vi saluto tanto.
Poi ringrazieremo voi perché avete sfidato l'intemperie, avete sfidato le previsioni di Bernacca, avete sfidato un Natale che si presentava difficile ma che invece ci ha visto ancora gloriosi e trionfanti. Thank you.
Thank you.